L'inflazione americana a gennaio ha raggiunto un picco che non si vedeva da 40 anni e la borsa di Wall Street ieri ha reagito chiudendo in rosso, trascinando in negativo le borse asiatiche ed europee. Sul ribasso hanno influito anche le parole del presidente della Federal Reserve di St. Louis, James Bullard, il quale ieri ha aperto all'aumento dei tassi di interesse contro l'inflazione. Il mercato degli Stati Uniti ha risentito dei dati sui prezzi al consumo dello scorso mese, saliti al più 7,5% su base annua, schizzando ai massimi dal 1982. Nel dettaglio, in un anno i prezzi dell'energia sono aumentati del 27% e i prodotti alimentari del 7%. Tutto questo nonostante l'economia americana sia cresciuta nel 2021 e il mercato del lavoro stia creando occupazione, ma il caro prezzi ha mangiato i guadagni delle famiglie, soprattutto a causa delle conseguenze economiche e sociali legate all'emergenza Covid. Sull'economia americana sta pesando anche la tensione tra Stati Uniti e Russia sull'Ucraina. Ieri il presidente Joe Biden ha esortato gli americani a lasciare subito il paese, mentre il Dipartimento di Stato ha chiesto ai cittadini americani in Ucraina di partire usando mezzi commerciali o privati e di non recarsi in Ucraina a causa delle crescenti minacce di un'azione militare della Russia e del Covid.